Ciao a tutti, iniziamo questo incontro dando la parola a Carmen Sosa della Commissione Nazionale di Difesa dell'Acqua e della Vita dell'Uruguay e già diciamo, militante responsabile del sindacato Fosse dell'Uruguay, una delle persone che ha diciamo, organizzato le lotte nei primi del 2000, che ha portato a referendum che ha sancito il diritto umano all'acqua nella Costituzione uruguaiana e gli diamo la parola perché in Uruguay è da qualche tempo che ci sono lotte sociali molto forti intorno al tema dell'acqua con uno slogan No es sequía, es saqueo, non è siccità, ma è saccheggio. E quindi diamo la parola a lei perché così ci possa, diciamo così, far capire com'è la situazione in Uruguay. Grazie, Carmen, vai. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este contacto. Gracias al Foro Italiano del Agua y especialmente al compañero Renato, que siempre está atento a lo que pasa en Latinoamérica con nuestras luchas y el Grazie saqueo que se. cioè, per l'invito, grazie al Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua e a Renato che ha seguito sempre le nostre cose. Bueno, como ya ha dicho Renato, en Uruguay desde el 2004 el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. Eso fue lo que conquistamos en la reforma. Y fundamentalmente en esa reforma se dice que toda la gestión de los recursos hídricos deben contar con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Ecco, nella Costituzione c'è che l'acqua non solo deve essere pubblica, ma deve essere partecipata e controllata dalla popolazione. En estos años, en estos 20 años que llevamos en esta lucha, lamentablemente esta reforma ha sido sistematicamente violada. Si bien Purtroppo in no, questi anni la Costituzione è stata ampiamente violata. tenemos multinacionales gestionando las empresas de agua en este momento, sí tenemos a todas las muchas empresas de agua. Violando el recurso hídrico, se están llevando nuestra fuente de agua. Ecco, mentre noi non abbiamo delle multinazionali che governano direttamente l'acqua, però abbiamo delle multinazionali che praticamente si stanno appropriando di tutta la nostra acqua. Como decía Renato, en este momento, hace 42 días que en Uruguay se está tomando agua salada y contaminada. Sono 12 giorni che in Uruguay stiamo bevendo o non bevendo l'acqua contaminata e salata. Es decir, nuestro territorio es muy rico en agua dulce, sin embargo, más del 80% de esa agua dulce está siendo apropiada por las multinacionales. Noi abbiamo in Uruguay cioè, moltissima acqua, ma purtroppo l'80% di questa acqua viene utilizzata dalle multinazionali. Es decir, ganadería, arroz. Pasteras, tenemos hace 15 días se inauguró la tercera pastera, que tenemos el triste récord de ser la pastera más grande del mundo, operada por empresas finlandesas. Sì, cioè è un'acqua utilizzata per l'allevamento, per la produzione di riso, ma soprattutto da tre cartiere, adesso non mi viene in mente come, che sono anche le più grandi, tra le più grandi del mondo. Eso lleva que no queda agua dulce para el pueblo, Ed è per solamente. questo che non ci rimane l'acqua per il popolo. Y sobre todo que esos emprendimientos, esos grandes capitales están exentos de todo impuesto y no pagan absolutamente nada por el agua que se están llevando, se la están llevando gratis. E tra Es l'altro decir, quest'acqua che loro utilizzano, ripeto, l'80%, non la pagano nemmeno, se la prendono a gratis. Es decir, estamos dando subsidio al gran capital mientras que la población está tomando agua no potable. Cioè praticamente stiamo sussidiando le grandi imprese multinazionali e le persone rimangono senza acqua. El gobierno, como respuesta a esto,
Está intentando llevar adelante un proyecto que se llama Proyecto Neptuno Arazzaty, Ed è di che fronte a dire. questo si sono, il governo si è inventato un progetto Arasati che. Directamente va a tomar agua del Río de la Plata, es decir, directamente va a tomar agua salada para potabilizarla, dando un mensaje a las multinacionales que sigan tomando nuestra agua dulce, que nosotros vamos hacia otra fuente. Sì, è che cioè, attraverso questo si prende l'acqua del fiume per poter darlo alle persone e questo è un messaggio anche alle multinazionali che possono continuare ad appropriarsi di tutta l'acqua che vogliono. Exactamente. Y no solamente eso, tenemos proyectos que van a seguir expropiando nuestra agua dulce. Por ejemplo, ya una empresa alemana está perforando el centro del país en una zona de recarga del acuífero Guaraní, que es un proyecto de hidrógeno verde. Van a tomar agua del acuífero, están tomando agua del acuífero para generar hidrógeno verde. Per esempio, c'è un'impresa multinazionale tedesca che sta cioè, prelevando l'acqua nella zona del Guarani cioè, per utilizzarlo per la produzione dell'idrogeno verde. También la empresa Google ya tiene el permiso para instalar un data center que va a tomar Para instalar, agua. perdóname, no, no escuché. La empresa Google ¿Sí? para tomar agua va a instalar un gran data center que va a consumir agua como 55 mil personas. Ese proyecto ya está aprobado. Sì, c'è un progetto approvato che favorisce Google per una grande impresa, cioè una grande installazione dei data dell'intelligenza artificiale e consumerà l'acqua come se fosse consumata da 55.000 persone. Por eso nosotros decimos que esto no es sequía, porque la sequía lo único que hizo fue visibilizar el saqueo que estamos sufriendo hace más de 20 años. Per questo che non diciamo che tutto quello che ci manca adesso non è per la siccità, ma in realtà cioè è per tutto quello che ho detto finora. Nosotros en la comisión estamos convencidos que si la reforma se hubiera cumplido, si todos estos proyectos hubieran pasado por la participación, gestión y control de la ciudadanía, no se hubieran aprobado. Ecco, se tutti questi progetti fossero stati partecipati e controllati, come dice la Costituzione e la riforma, dalla cittadinanza, questi progetti non ci sarebbero mai stati. Sin embargo, todos estos proyectos y toda esta gestión que se está haciendo de nuestras fuentes de agua han sido obviando lo que dice la Constitución y a espaldas de la ciudadanía. Invece tutti i governi hanno praticamente driblato la Costituzione e lo stanno facendo dietro le spalle del nostro popolo. Digo, afortunadamente en este último mes la ciudadanía está muy movilizada, tenemos marchas prácticamente todos los días. Fortunatamente è da un mese che la popolazione è in marcia in tutti quanti i paesi, sta facendo manifestazioni in tutto quanto il paese. Y tenemos la firme convicción de que vamos a poder revertir algo, pero digamos, estos No, noi. encuentros. Esta solidaridad internacional la necesitamos mucho porque son empresas muy poderosas que compran todo, Ecco, compran. cioè. No, no, noi pensiamo di vincerla questa battaglia perché siamo permanentemente in lotta, però abbiamo bisogno ovviamente anche dell'appoggio e della solidarietà internazionale perché queste multinazionali sono molto forti, non solo in Uruguay, ma in tutto il mondo. Bueno, por eso es que agradezco muchísimo, tendría mucho para contarles de lo que ha pasado en estos últimos 20 años, que bueno, ahora detonó por este problema de sequía y porque no estamos tomando agua potable, 42 días sin tomar agua potable. È per questo che vi ringraziamo ancora per cioè, questo spazio che mi è stato concesso e ribadisco ancora una volta che se c'è problemi che non abbiamo l'acqua come si deve, non è per la siccità, ma è per il saccheggio che le multinazionali stanno facendo nel nostro paese. Bueno, no quiero, muchas gracias por lo de. Y estoy a las órdenes para cualquier Sono pregunta que me disponibile per quieran. qualsiasi cosa che vogliate fare, dire, eccetera, e lei diceva appunto prima abbiamo bisogno di solidarietà internazionale. Muchas gracias a todos. Gracias, Renato. Grazie a tutti, grazie Renato.
Gracias a ti. Y un saludo a toda la gente que hemos encontrado en estos años, a Santa Lucía, a todos los miles y miles de personas que combaten en este momento. Gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.